Eminenza, è una via crucis tra questi negozi, tra queste persone che stanno soffrendo tantissimo, ancora una volta. È una via crucis che si ripete già per la quarta volta nel giro di qualche decennio, l'ultima è stata nel 2011. Siamo sempre da capo e questa volta è stata ancora peggiore di quella del 2011. Gente che ha perso nuovamente tutto, il proprio lavoro, il proprio sostentamento, famiglie intere con bambini piccoli che dovrebbero ancora una volta ricominciare le loro attività, ma ho sentito parecchi non saranno più in grado. A parte la questione dell'allerta o meno, qui ci vogliono degli interventi pubblici massicci, tempestivi e certi. L'altra volta non c'è stato nulla, mi hanno detto, e tranne tanto volontariato da tutte le parti, ma questo è lodevole, ma evidentemente per riprendere le attività non è sufficiente. Interventi massicci da parte delle amministrazioni statali e locali, massicci e tempestivi. L'altra volta tutto si era bloccato nelle pastoie burocratiche, non può esserci burocrazia di fronte a queste tragedie. Assolutamente no, è stato detto e ridetto anche in questa circostanza, però dalle parole bisogna passare ai fatti. È assurdo e vergognoso che le burocrazie di qualunque genere siano blocchino dei fondi che esistono e che sono assolutamente necessari per risolvere questi problemi, perlomeno per venire incontro a questa gente che veramente soffre per sé e per le proprie famiglie. Eminenza, ancora una volta si vedono i giovani, si vede la migliore gioventù che si rimbocca le maniche e dà una mano. Questo è un segno di fiducia, di speranza che si rinnova, però dobbiamo anche sostenerli i giovani, perché non soltanto in queste circostanze possono esprimere tutta la loro generosità, ma sempre nella vita concreta poi possono trovare il proprio lavoro e un progetto di vita. Genova reagisce? La gente reagisce sempre, non soltanto in questo momento, con forza, generosità, determinazione, direi con caparbietà, però non bisogna confidare sulle energie spirituali, morali e psicologiche senza fine. Bisogna che la città reagisca insieme e si faccia presente. Grazie. A voi.